La 37esima edizione della Festa della Mietitura, organizzata dalla Proloco di Fano in collaborazione con la cooperativa Falcineto, tenutasi lo scorso fine settimana, conclude la 10 giorni dedicata al mondo agricolo fanogeo, iniziata con la fiera agricola al Codma. Questo gemellaggio tra due manifestazioni con lo stesso DNA ma con aspetti ben distinti ha dato vita ad un vero evento ben articolato e comprensivo di tutti gli elementi che distinguono il mondo agricolo dagli altri contesti che riguardano l'economia del territorio. Didattica, prodotti di eccellenza del territorio, strumenti di lavoro, alimentazione, la natura ed i suoi elementi, gli animali e le tradizioni, tutti ben rappresentati. Alla Festa della Mietitura il compito di chiudere quindi il sipario fino all'anno prossimo ed il compito anche, ed è questo il suo elemento distintivo, di stabilire un ponte tra passato e futuro dell'agricoltura, con le prove d'aratura, con i moderni trattori muniti di cabine condizionate e puntatori laser, ed il passato con la rievocazione al Falcineto Park della trebbiatura e aratura con metodi e macchine d'epoca. Il motivo del successo, secondo me, che ce l'ha sempre avuto, è perché ci sono tanti interessi, cioè tante cose che interessano tutti, dai più piccoli ai più grandi. Andiamo dalle rievocazioni per far vedere cose, per far ricordare cose ai meno giovani, andiamo a cose nuove che non hanno mai visto per i bambini, andiamo al momento di dibattito e di discussione come stamattina con la 68esima assemblea dei soci della cooperativa di Falcineto. Ci sono poi i momenti di divertimento che devono esserci in una festa. E c'è un po' di tutto e è come un anno, è come se di anno in anno fosse una magia che si ripete, perché sembra, mentre organizzi, sembra, ma chissà, quest'anno poi vedi sempre pieno di gente. Io sono arrivato poco fa, bisogna parcheggiare un chilometro, quindi già vuol dire che la gente ce n'è tanta.